Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Siamo tornati al nostro appuntamento del sabato. E il tema che vorremmo affrontare oggi, di cui vorremmo occuparci, lo faremmo proprio in qualità di revisori, su un aspetto che non abbiamo incrociato abbastanza frequentemente, recentemente parecchio. Anche recentemente, sì, che abbiamo incrociato, e che è una questione che constatiamo avviene successivamente, quindi subito dopo i passaggi di consegne che avvengono di solito a seguito di un certo deterioramento dei rapporti tra l'amministratore e l'assemblea, e quindi sono delle cessazioni di rapporto qualche volta un po' traumatiche, e che non di rado portano al passaggio delle consegne a un nuovo amministratore senza che sia prima stata chiusa la partita contabile tra l'assemblea e il precedente amministratore, il quale spesso, proprio perché non ha avuto la necessità, la possibilità di farlo, perché i rendiconti magari, anzi soprattutto perché i rendiconti non sono stati approvati, chiede al nuovo proprietario, quindi, che gli vengano liquidate anticipazioni e le competenze per la gestione precedente. E direi che questo qui è un po' il tema, no? Ok. Sempre rispetto a questa cosa qui, allora, per circoscrivere il problema, l'assemblea non approva il rendiconto e revoca l'amministratore, e fin qua ci siamo. Avviene il passaggio di consegne e il precedente amministratore chiede che gli siano pagate le sue anticipazioni. Perché dice: io E le competenze. Io ho lavorato e voglio essere pagato. Sì, questo qui. Questo è un po' quello che viene avanti, perlomeno anche quando facciamo il passaggio di consegne e assistiamo alcuni amministratori. La prima cosa quando si presenta: guarda, questa è la mia fattura, mi raccomando. O se no, addirittura se la sono anche già pagata, perché alcuni sì, non aspettano la fine dei rapporti, se la anticipano prima e chiudono per la gestione, la chiudono così, insomma. Ecco, sì, la questione che la diversità, insomma, su cui vorremmo richiamare l'attenzione di chi ci ascolta oggi è che quando questa cosa avviene in assenza dell'approvazione del rendiconto nascono una serie di problemi, insomma. Ecco. No, anche perché la domanda che fanno di solito gli amministratori è: ma è dovuto? Sono dovute queste competenze. Sempre parliamo in assenza di un rendiconto approvato, e in effetti i revisori spesso sono chiamati a rispondere a questo quesito, a questa domanda che viene fatto. Ci può aiutare a dare una risposta, ci può aiutare la giurisprudenza più recente. La giurisprudenza più recente, perché ci sono stati, che c'è una giurisprudenza abbastanza consolidata che risale al 2011, ma c'è una giurisprudenza sempre 2021, scusate, 2021. No, quella del 2011 è quella più vecchia, quella più recente a cui ti riferisci tu, quella del 2021, sì. Che infatti conferma questo orientamento. Quindi c'è, proprio come dicevi, una giurisprudenza ancora più fresca e ancora più recente, che conferma questa cosa. Anzi, la Cassazione direi che è molto, molto tranchant sotto questo profilo, perché la Cassazione dice che in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile. Il che vuol dire che l'amministratore uscente, quello che ha ceduto il condominio, non è, fino a che il rendiconto non viene approvato, non è nelle condizioni di pretendere il pagamento delle sue competenze. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che potrebbe anche darsi che in occasione, come noi infatti stiamo verificando, in occasione di verifiche sulla contabilità, magari venga portato in assemblea un rendiconto diverso da quello impostato, quello che aveva in mente l'amministratore precedente, un rendiconto diverso nel quale forse magari le sue competenze, le sue anticipazioni non sono contemplate. E quindi questo è la cosa
utile, insomma, da raccontare, che i revisori, come appunto accennavi tu, anzi poi magari fai un accenno anche su questa cosa qui, sono chiamati spesso a dare delle risposte a questo tipo di quesito che gli viene chiesto dal nuovo amministratore subentrante. No, oltre a questo ogni tanto ti chiedono anche se l'amministratore uscente debba fare anche il rendiconto di fine mandato. Tanti amministratori su questo punto, oltre a non aspettare tutto. Sì, adesso tu hai aperto un mondo su questa roba. Ti pongono, oltre questo, se è dovuto o non dovuto, se lui doveva fare il rendiconto di fine mandato, bisogna provare il rendiconto di fine mandato. Sono tante le domande che ti pongono i condomini in generale, sì, quando vengono, sì. Allora, per la verifica. Diciamo così, del rendiconto di fine mandato ne parliamo un'altra volta, perché hai aperto una finestra molto, molto interessante. In parole brevissime, però hai ragione, lo recupereremo in una prossima trasmissione. Quando l'amministratore, diciamo, viene sostituito, difficilmente, direi quasi mai, sì, troviamo un rendiconto che copre il periodo dalla fine della gestione precedente alla data del passaggio di consegne. Cioè abbiamo una contabilità, qualche volta troviamo una situazione patrimoniale alla data del passaggio di consegne, ma mai una rendicontazione del periodo, quindi tra, certo, la gestione precedente, certo, e il momento in cui lui ha conservato, fino, diciamo, al giorno in cui ha conservato la responsabilità amministrativa di quel condominio. Per cui la conclusione nostra è: non può richiedere le sue competenze dal momento in cui il rendiconto non viene approvato. Questa è la conclusione. È la conclusione di queste, della nostra, di queste della sentenze, pillola di queste pillole di informazione. Arrivederci a Bene. Tutti e alla prossima. Arrivederci alla Ciao. Prossima. Salve a tutti.